I Bar e Caffè. Porque sé que sueñas con poderme ver, mujer, que vas a hacer, decídete pa' ver. Dal 15 settembre ripartono i giovedì sera latini con Max Latino. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Dal 23 settembre il venerdì è all'insegna della musica dal vivo, dagli anni 70 ad oggi con New Style and Junk. Scommettiamo che ti diverti? A Voghera, in via Fratelli Rosselli 139. In questi giorni si è parlato molto di attacchi hacker. In uno, diretto ad un importante motore di ricerca, sono stati violati gli account di diverse centinaia di migliaia di utenti. Un altro invece è stato diretto al telefono di Diletta Leotta, una giovane conduttrice di Sky Sport, che in poco tempo ha visto alcune sue foto private circolare in rete. Tu pensi che la nostra privacy sia in pericolo? Lo è sempre stata, non è una novità. E più andiamo avanti con la tecnologia, più è in pericolo, perché il filo della sicurezza è proprio un filo sottile. Nessuno ha interesse a tenerci in sicurezza proprio sui dati privati. Come mai, secondo lei? Perché nessuno ha un interesse economico. I nostri dati privati non hanno nessun valore. Per cui chiunque li possa violare, sono affari di chi è stato violato. Quindi non siamo, secondo lei, tutelati minimamente su questa cosa? Solo in facciata. Lei tiene dei dati estremamente privati sul suo telefono, ha paura comunque qualcuno possa rubarglieli o possa farli circolare in rete? Io sul telefono non tengo nessun dato privato e sono conscio di questa cosa. Non ho paura perché non ce li tengo. Non tengo niente sul telefono e sul social e su tutte quelle altre cose che possono essere violabili in quel senso. Ma sicuramente sì, se hanno già fatto una cosa di questo tipo sicuramente sì. L'unica cosa che ci tengo a precisare è che purtroppo siamo in Italia, tante cose rimangono impunite e di conseguenza, come posso dire, le persone sono sempre più predisposte a fare determinate cose che non si possono fare. Se verrebbero punite un po' più severamente, magari le leggi ci sono, però non le applicano, tutto qua. Ma secondo te nel 2016 com'è possibile rimanere totalmente indifesi di fronte a queste situazioni? Cosa vuoi che ti dica? Purtroppo sono presi, magari gli organi competenti sono presi da altre cose che magari tra virgolette risultano più importanti e che dire, comunque sia. Dovrebbero prevenirle certe cose, no curarle, facendo, secondo me si combatte solo ed esclusivamente con la prevenzione, come in questo caso dell'hacker o della presentatrice che mi stavi dicendo tu. Prevenzione, prevenzione, prevenzione. Assolutamente sì, perché questo non è giusto e immagini private circolano sul web, non è bello, abbiamo visto quali conseguenze ha portato ultimamente anche alla morte di una ragazza, quindi assolutamente negativo. Secondo lei il mondo dei social, il mondo del web, che nel tempo comunque si è un po' ingrandito ed è stato usato sempre di più, ha aggravato questa situazione, l'ha comunque ingrandita? Quello che una volta succedeva in piazza, io andavo in piazza e incontravo gli amici, adesso succede senza muoversi dalla seggiola, dalla poltrona in casa, però significa far sapere tutto a tutti. Cioè io non ho solo un amico a cui faccio sapere le cose, lo faccio sapere a tutti. Ognuno può venire a vedere che cosa sto facendo e perché lo sto facendo. E secondo me questa carenza di privacy è pericolosa. E non è neanche bello, perché ognuno di noi ha un amico al quale raccontava tutto. Adesso sei obbligato a raccontare tutto a tutti? No. Io ho una bambina di un anno e mezzo e un po' mi preoccupa, ti dico la verità, perché è molto un'idea distorta del fatto dell'internet, del web, cioè può essere costruttivo ma può avere un effetto boomerang, diciamo, se non usato con cognizione di causa e specialmente nei bambini o nei minori o nelle persone un po' più a rischio, come sono magari le persone dello spettacolo che andiamo da un estremo all'altro, bisognerebbe che insomma, organi competenti in quanto genitori o persone che comunque sia
proteggono organi di informazione come possono essere personaggi pubblici vadano fino a fondo e facciano sì che certe cose non rimangano impunite, in modo da dare comunque sia un esempio e di tenere lontane le persone da strane idee. Sì, assolutamente, anche al di fuori della volontà personale, perché uno non sa di avere magari un documento che è in rete, una foto, qualcosa, perché è in possesso di altre persone, comunque è una violazione continua. Secondo lei com'è possibile che nel 2016 non ci sia protezione degli utenti di fronte a questi attacchi? Perché secondo me se sono state violate quelle della Casa Bianca, e le mail di Hillary Clinton e Wikileaks eccetera, cioè questo vuol dire che non c'è molta protezione, diciamo che la privacy è completamente in contrasto col web, anche Facebook e tutti questi social sono luoghi di scambio, di incontro, ma anche una vetrina pubblica della vita privata.